Entro il 10 di dicembre la legge sull'omicidio stradale verrà approvata in via definitiva dal Senato. Parola del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luca Lotti, arrivato a Firenze per l'inaugurazione del Museo dell'Opera del Duomo. Una data scelta tutt'altro che a caso, quella del 10 dicembre. Si tratta infatti del compleanno di Lorenzo Guarnieri, 17enne fiorentino, morto nella notte tra l'1 e il 2 giugno del 2010, dopo un incidente tra il suo motorino e lo scooter guidato da un uomo ubriaco e drogato. La legge sull'omicidio stradale, che ieri è stata approvata in seconda lettura alla Camera, è il risultato proprio della battaglia intrapresa dalla famiglia Guarnieri, insieme ai parenti di Gabriele Borgogni, morto il 4 dicembre 2004 all'età di 19 anni, per colpa di un automobilista ubriaco. Non vi nascondo un po' di emozione ieri a votare, perché sul mio indice destro sapevo di non essere solo, c'era Gabriele, c'era Lorenzo, c'erano le associazioni. C'era la storia di un percorso, di una battaglia di civiltà che abbiamo iniziato da Firenze insieme con una tragedia e che ieri ha visto un altro definitivo passo. La nuova legge aumenta le pene per chi uccide una persona guidando in stato d'ebbrezza. Con un tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro, ovvero tre volte oltre il limite, si rischiano dagli 8 ai 12 anni di reclusione. La patente verrà revocata e si potrà riottenerla solo dopo 15 anni. Che diventano 30 in caso di aggravanti, come la fuga del conducente. Scoperta la baby gang che a Prato terrorizzava i compagni di classe dell'istituto professionale Marconi. Non soltanto a scuola, ma persino al cinema, nel centro storico e nel quartiere delle scuole superiori. Dei 5 minori responsabili di una serie di furti, rapine e minacce, uno si era spinto fino all'aggressione, picchiando in aula una giovane ragazza dopo averla insultata su Facebook. Il giovane, quindi, è stato denunciato anche per stalking. Nel corso della conferenza stampa al comando provinciale dei carabinieri, il colonnello Gabriele Stefanelli ha spiegato che le ordinanze di custodia sono state messe nei confronti di 3 sedicenni e di 2 diciassettenni, tutti di origine nordafricana ma nati e residenti in Italia. 3 di loro sono già in carcere, mentre per altri 2 è scattato l'obbligo dell'ingresso in comunità. L'accusa è chiara: rapina ed estorsione a coetanei nel periodo che va dall'ottobre del 2014 all'aprile del 2015. L'indagine è partita grazie alle denunce dei genitori dei ragazzi vittime della baby gang. Significativo il fatto, scrive il GIP nella sua ordinanza, che non siano stati dirigenti scolastici a denunciare l'accaduto. Al contrario, gli insegnanti hanno consigliato ad una ragazza, che si era vista scagliare contro una sedia durante una normale lezione, di soprassedere. L'anno scolastico, le hanno detto, sta per concludersi. I carabinieri, così, hanno svolto un'operazione per la quale sono stati costretti a vincere la reticenza degli alunni, nell'ottica di un sistema che al capitano Vitantonio Sisto appare assai più complesso. Bisogna sempre denunciare, ha detto, queste non sono bravate, è molto di più. Primato negativo per Firenze quando si parla di aree maggiormente inquinate. La centralina in Viale Gramsci si colloca infatti al 31° posto in Europa per la presenza di biossido di azoto nell'aria, su ben 4.000 strumenti simili in tutto il continente. Un dato medio che lo battono in pochi, 62 microgrammi per metro cubo, ben il 50% superiore al limite consentito. Una classifica allarmante stilata dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, all'interno del suo report sulla qualità dell'aria, riportato dal Wall Street Journal nei giorni scorsi. I dati, riferiti all'anno 2013, si riferiscono in prevalenza a metropoli come Londra o Parigi, particolarmente in difficoltà per l'inquinamento. Ma il capoluogo fiorentino raggiunge un primato negativo mai registrato. Infatti, poco lusinghiera appare anche la posizione della centralina di via Ponte alle Mosse, che si è piazzata al 47° posto nel nostro continente. La ricerca, così, risolleva, soprattutto nella nostra città, il tema delle centraline e del loro scomodo posizionamento. Quella di Viale Gramsci non è solo una zona particolarmente trafficata, ma moltissime persone abitano in quell'area, a ridosso del centro, respirando alta quantità di biossido di azoto. Già l'anno scorso l'Agenzia Europea dell'Ambiente dichiarò che la quantità di biossido di azoto non era scesa rapidamente come invece ci si aspettava. Questo è avvenuto in parte perché i veicoli sono una fonte importante di produzione di questo tipo di inquinante ed i loro standard di emissione non hanno così portato alle riduzioni attese.